Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di metronomo. Quanti di voi studiano metronomo? Quanti di voi si esercitano con il metronomo? Sono curiosissimo, prima di andare avanti con il video, stoppatelo e subito rispondetemi e commentate sotto nel box commenti. Che cos'è il metronomo? Il metronomo è uno strumento musicale che serve a darci perfettamente il battito del tempo. Ha un battito del tempo regolare e grazie al metronomo riusciamo a studiare un pezzo. Tanti di noi utilizzano il metronomo effettivamente per andare perfettamente a tempo oppure per studiare un pezzo da lento a veloce. E fin qui, penso che tutti utilizzino il metronomo in questa maniera. Spesso e volentieri però, soprattutto quando siamo giovani o abbiamo appena iniziato gli studi con il violino o con uno strumento musicale, quando il maestro o l'insegnante ci dice ricordati di studiare a metronomo, cosa succede? Effettivamente noi arriviamo a casa e ci diciamo vabbè, ma io so già andare a tempo, non mi serve il metronomo, quindi non lo utilizziamo. Allora, il ragionamento è giustissimo. Effettivamente noi che abbiamo deciso di studiare uno strumento o che ci avviciniamo comunque alla musica abbiamo forse già l'attitudine di andare a tempo, di gestire perfettamente il tempo. Logico, no? Oggi vi voglio dare la spiegazione vera del perché è giusto studiare metronomo e a che cosa serve il metronomo. Il metronomo non serve per darci perfettamente il tempo. Il metronomo serve al musicista per sincronizzare perfettamente la quantità di movimento con la velocità. Spesso e volentieri noi utilizziamo il metronomo solo per andare a tempo e inconsciamente il nostro cervello elabora l'informazione quantità di movimento per velocità. In realtà noi mentre studiamo metronomo dovremmo stare più attenti a questa cosa. Mi spiego meglio. Prendiamo l'esercizio dai 50 studietti di Alberto Curci, i 50 studietti melodici. Prendiamo l'esercizio numero 8. Per chi lo sta studiando o l'ha già studiato, sicuramente il vostro insegnante vi avrà detto che dovete utilizzare la metà arco e utilizzare sia per la minima che per la semiminima, ossia per la nota da due quarti che per quella da un quarto, la stessa quantità di arco. La nota della semiminima, quella da un quarto, dovrà essere più veloce, dovrà avere una velocità più celere. Provate ora ad eseguire questo esercizio senza metronomo e con il metronomo. Il 50%, se non di più di voi, potrà sbagliare la velocità della semiminima, ossia di quella di un quarto. Quando faccio eseguire magari a prima vista o l'allievo ha studiato questo esercizio magari senza metronomo, le note sono giustissime, le arcate sono giustissime, ma la semiminima, la nota da un quarto, me la esegue con la stessa quantità arco ma allungata di un quarto e mezzo se non di due quarti. Vi faccio questo esempio. Spesso l'allievo che non ha studiato metronomo me lo esegue così. Io ho tirato la stessa quantità arco ma come avete visto ero fuori tempo. La semiminima, quella di un quarto, l'ho fatto durare oltre una semiminima, oltre un quarto, quasi due quarti. Il metronomo in questo caso ci regolarizzerà la velocità per la stessa quantità di arco. Infatti, secondo me, utilizzate il metronomo, che può essere un'applicazione, che può essere un accordatore con la funzione di metronomo. Impostiamo come tempo allegretto, ok? Qua mi dà da 98 a 109. Sopra la fotocamera, speriamo che non cada. Ricordatevi che dovete mantenere la stessa quantità di arco e logicamente la velocità dovrà cambiare. 1, 2, 3. Il metronomo non serve solamente a farci andare a tempo, il metronomo non serve solamente a farci progredire a piccoli step metronomici, quindi da lento fino ad arrivare ad un allegro, un allegretto o comunque un vivace. Bensì serve a sincronizzare perfettamente la quantità di arco e la velocità.
io sul mio smartphone utilizzo un'applicazione che si chiama Tempo. La potete scaricare gratuitamente, altrimenti se comprate la Pro, mi sembra che costi pochi euro, vi darà ulteriori funzioni, che però sinceramente se siete comunque di principianti potete utilizzare anche la versione normale, versione gratuita. Spero di esservi stato molto utile e condividete il video, mi raccomando, su tutti i social. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!